La civiltà di Roma si sviluppò a partire dal IX secolo avanti Cristo. Da una piccola regione a sud dell'Etruria, il Lazio, col tempo i Romani diedero vita all'impero più grande e meglio organizzato del mondo antico. Gli studiosi hanno diviso la storia della civiltà romana in tre periodi, in base alla forma di governo e all'ampliamento dei territori conquistati: monarchia, repubblica e impero. Secondo gli storici, la storia di Roma iniziò intorno al 1000 avanti Cristo, quando i Latini, un popolo di pastori e agricoltori, si insediarono sui colli albani. Avevano scelto di stabilirsi proprio lì, poiché le zone pianeggianti erano coperte di paludi. In seguito, parte della popolazione si spostò e fondò nuovi villaggi sul Colle Palatino, vicino al fiume Tevere. Il territorio dove sorse la città di Roma era situato in una posizione strategica. Si trovava in prossimità dell'isola Tiberina, che consentiva ai pastori e alle loro greggi di attraversare il Tevere più facilmente. Col tempo il fiume divenne una via di comunicazione fondamentale fra la costa e l'entroterra. Da lì passava anche la via commerciale che collegava l'Etruria alla Magna Grecia. Inoltre, sulla foce del Tevere si trovavano delle saline naturali. L'attività agricola, la pastorizia e il controllo del fiume per i traffici e per il commercio del sale resero fiorente l'economia dei villaggi, che intorno al 753 avanti Cristo si unirono e formarono un'unica città, Roma. La prima forma di governo a Roma fu la monarchia, che durò circa 2 secoli e mezzo. I re romani si occupavano di comandare l'esercito, stabilire le leggi, amministrare la giustizia e guidare i riti religiosi. Queste funzioni erano condivise con il Senato e con i comizi curiati. Il Senato era un'assemblea di cittadini anziani e nobili, i patres, che erano i capi delle famiglie più importanti. I senatori eleggevano il re, lo affiancavano nel governo della città e nel decidere nuove leggi. Le decisioni del Senato dovevano essere approvate dai comizi curiati, assemblee popolari composte dai maschi adulti delle famiglie nobili. Essi esprimevano giudizi sulle decisioni del re e del Senato, e in caso di dichiarazioni di guerre. Secondo la tradizione, al comando di Roma si alternarono 7 re. Considerato il lungo arco di tempo della monarchia, è probabile che siano stati molti di più. I primi 4 avevano origine latina, gli ultimi 3 origine etrusca. Ciò dimostra che tra latini ed etruschi vi furono scambi commerciali e culturali. Ecco allora l'elenco dei 7 re. Romolo, latino, fondò la città e istituì le prime leggi. Numa Pompilio, sabino, riformò il calendario e stabilì i compiti dei sacerdoti. Tullo Ostilio, sabino, il re guerriero che estese il dominio di Roma su tutto il Lazio. Anco Marzio, sabino, fece edificare il ponte Sublicio e il porto di Ostia sul Tirreno, per favorire i commerci. Tarquinio Prisco, etrusco, fece costruire la Cloaca Maxima, una delle più antiche condotte fognarie, il Foro, cioè la grande piazza al centro della città, e il Circo Massimo. Servio Tullio, etrusco, rese obbligatorio il servizio militare e aumentò il numero dei senatori. Fece inoltre costruire le mura. Tarquinio il Superbo, etrusco, fu così crudele che nel 509 avanti Cristo i Romani si ribellarono e lo cacciarono. Questo evento segnò la fine della monarchia e l'inizio di una nuova forma di governo, la Repubblica. Questa parola deriva dal latino res publica e significa cosa di tutti. Con la Repubblica, infatti, il compito di governare spettava ai cittadini romani e non più al re. I cittadini esercitavano questo potere attraverso 2 assemblee. Il Senato, formato dai rappresentanti delle famiglie più ricche. Era la massima autorità e si occupava di tutte le questioni politiche e militari più importanti. I suoi membri restavano in carica per tutta la vita. I comizi centuriati, assemblea a cui partecipavano i cittadini romani adulti suddivisi in base al reddito. Ne erano esclusi schiavi e donne. Aveva poteri limitati.
non poteva agire senza il consenso del Senato e non poteva modificare le leggi, ma solo approvarle o respingerle. I comizi eleggevano i magistrati. Ai magistrati venivano affidati diversi incarichi pubblici, le magistrature, che duravano circa un anno. In base ai compiti che svolgevano, si distinguevano in i consoli, eletti in coppia ed erano i più importanti. Guidavano la Repubblica e comandavano l'esercito. Ogni console controllava l'operato dell'altro attraverso il diritto di veto, che serviva a bloccare le decisioni ritenute sbagliate. In caso di grave necessità potevano essere sostituiti con un dittatore, che rimaneva in carica 6 mesi. I censori stabilivano le tasse da pagare. I questori amministravano il denaro pubblico. Gli edili erano responsabili della costruzione e della manutenzione di strade ed edifici pubblici. I pretori amministravano la giustizia. L'attività principale dei romani era l'agricoltura. I contadini coltivavano ortaggi, grano, farro, orzo e lino. Grazie alla coltivazione di olivi e viti si producevano grandi quantità di olio e vino. I romani allevavano maiali, capre e pecore per la carne e il latte, i buoi per il lavoro nei campi. Allevavano anche cavalli, impiegati soprattutto nell'esercito e negli spettacoli pubblici. Infine gli asini, per trainare i carri con le merci. La pesca era molto praticata nei fiumi, nei laghi e in mare, poiché il pesce era uno dei cibi preferiti dei romani. Nelle botteghe gli artigiani producevano oggetti di rame, bronzo e argento lavorati finemente. Producevano anche mattoni, marmo e vetro utilizzati nelle opere pubbliche. I fabbri erano abili nella lavorazione del ferro, con il quale forgiavano strumenti da lavoro e armi per l'esercito. Dagli orafi etruschi e greci, i romani avevano imparato a lavorare i metalli preziosi come l'oro e l'argento. I ceramisti modellavano e vendevano vasi, anfore e statuette. I mercanti commerciavano cibo, stoffe e manufatti artigianali. I prodotti venivano conservati in grandi anfore e trasportati via terra su carri riuniti in carovane e via mare su grandi imbarcazioni. Alla foce del Tevere sorse il porto di Ostia, un importante attracco per le navi provenienti da tutto il Mediterraneo. A Roma il potere era in mano alle famiglie più ricche. I gruppi familiari che avevano antenati in comune costituivano una gens, ossia una stirpe, che portava il nome del proprio fondatore. La società romana era suddivisa in 2 classi sociali molto rigide: patrizi e plebei. I patrizi erano considerati i padri fondatori di Roma, nobili discendenti delle gens più illustri. Erano proprietari di terre, godevano di tutti i diritti e ricoprivano incarichi politici e religiosi. I plebei erano contadini, artigiani e commercianti, persone libere che costituivano la maggior parte della popolazione. I plebei non potevano avere incarichi pubblici né sposarsi con i patrizi. Anche chi era benestante era destinato a rimanere plebeo a vita. Alcuni plebei, per migliorare la propria condizione sociale, si mettevano alle dipendenze di un signore e offrivano i propri servizi in cambio di protezione. Diventavano così clienti. Gli schiavi erano prigionieri di guerra o persone che non avevano saldato i propri debiti. Con la conquista del Mediterraneo, Roma ebbe un numero sempre maggiore di schiavi sparsi nelle campagne, nelle città e nelle miniere. Vivevano in condizioni molto dure e i padroni esercitavano su di loro diritto di vita e di morte. Se guadagnavano la fiducia del proprio signore, gli schiavi potevano riconquistare la libertà. In questo caso diventavano liberti e i loro figli erano uguali in tutto agli altri cittadini romani. Nella società romana, la famiglia aveva un ruolo molto importante. Su tutti i componenti comandava il pater familias, cioè il padre, che aveva potere illimitato, e le sue decisioni non potevano essere messe in discussione. Quando una donna partoriva, il bambino veniva deposto vicino al padre. Se lo prendeva in braccio, entrava a far parte della famiglia, altrimenti veniva abbandonato.
Nella società romana le donne plebee erano sottomesse prima al padre e poi al marito. Potevano lavorare con i loro mariti e si occupavano della casa e dei figli. Le donne patrizie, chiamate matrone, pur non potendo accedere alle cariche pubbliche, godevano di un certo rispetto. Erano educate fin da bambine a diventare madri e buone spose. Gestivano la casa aiutate dalle ancelle e svolgevano attività di tessitura. Alcune donne invece erano destinate a diventare sacerdotesse del culto di Vesta, la divinità del focolare domestico. Nel corso dei primi secoli della propria storia, Roma combatté molte guerre, sia per difendersi dagli attacchi nemici, sia per ampliare il proprio territorio. Attorno al V secolo a.C., con l'inizio della Repubblica, i Romani sottomisero le popolazioni che vivevano nel Lazio: Etruschi, Latini, Sabini e Volsci. I Romani sembravano inarrestabili nelle loro conquiste, ma nel 390 a.C. vennero fermati dalle tribù dei Galli che, dopo aver invaso la pianura padana, arrivarono fino a Roma. Col tempo i Romani si ripresero e nel 290 a.C. sconfissero anche l'agguerrito popolo dei Sanniti. Alla fine di questi conflitti, Roma aveva conquistato tutta l'Italia centrale e la Campania. Per espandere il proprio dominio sul mare, i Romani partirono alla conquista della Magna Grecia. La colonia greca di Taranto cercò di opporsi e chiese aiuto a Pirro, re dell'Epiro, l'odierna Albania, che sbarcò in Italia con un esercito di soldati ed elefanti. Vinse facilmente le prime battaglie, poiché i soldati romani, che non avevano mai visto gli elefanti, fuggivano terrorizzati. Però nel 275 a.C., presso Benevento, l'esercito romano sconfisse Pirro, che ritornò in Epiro, e la città di Taranto dovette arrendersi ai Romani. Dopo questa vittoria, Roma riuscì a conquistare facilmente anche le altre colonie greche. In tutte le zone conquistate i Romani diffusero la loro cultura, la loro lingua, il latino, la loro religione e le loro usanze, ma seppero anche accogliere e fare propri gli elementi delle civiltà sottomesse. Dopo aver conquistato la penisola italica, Roma si scontrò con la colonia fenicia di Cartagine per il controllo dei commerci sul Mar Mediterraneo. Roma e Cartagine combatterono, per circa 100 anni, tre lunghe guerre, chiamate guerre puniche. La prima guerra punica si svolse dal 264 al 241 a.C. e fu combattuta in mare. I Romani si dotarono di una flotta di navi attrezzate con dei ponti mobili, i Corvi. Roma riportò brillanti vittorie, e i cartaginesi furono costretti a cedere i loro territori in Sicilia, Sardegna e Corsica. La seconda guerra punica si svolse dal 218 al 202 a.C. Il generale cartaginese Annibale partì dalla Spagna con oltre 30.000 uomini e 40 elefanti. Valicò le Alpi e sconfisse più volte i Romani. Guidati dal console Publio Cornelio Scipione, i Romani sbarcarono vicino a Cartagine, affrontarono l'esercito cartaginese a Zama e lo sconfissero. I cartaginesi dovettero cedere i loro possedimenti in Spagna e in Africa. La terza guerra punica si svolse dal 149 al 146 a.C. Con il pretesto che Cartagine non aveva rispettato le condizioni di pace imposte, i senatori affidarono a Scipione Emiliano il compito di distruggerla. Egli la rase al suolo nel 146 a.C. Ciò che favorì la grande espansione di Roma fu l'organizzazione del suo esercito. Durante il periodo monarchico, ogni cittadino romano tra i 17 e i 60 anni era anche un soldato. L'esercito si formava solamente in caso di guerra, e l'equipaggiamento era a carico del soldato. I più ricchi erano i cavalieri, poiché potevano sostenere le spese per il cavallo. I plebei ricoprivano il ruolo di fanti armati alla leggera, che avanzavano per primi.
Al termine della guerra, i soldati tornavano alle loro occupazioni. Durante la Repubblica, a partire dal 107 a.C., il console Caio Mario istituì un esercito permanente formato da volontari, la cui dotazione era a carico dello Stato. Il soldato riceveva le armi, uno stipendio e una parte del bottino conquistato. Alla fine del servizio militare otteneva un piccolo podere di terra da coltivare. La formazione base dell'esercito era la legione, composta da circa 6.000 uomini. Per questo i soldati erano chiamati legionari. Durante le battaglie i soldati costruivano l'accampamento, detto castrum. Aveva forma quadrata ed era diviso da due strade principali. Il cardo, che andava da nord a sud, e il decumano, da ovest a est. Le strade si incrociavano perpendicolari al centro dell'accampamento, dove si trovava il pretorio, il quartier generale del comandante. All'accampamento si accedeva attraverso quattro porte. Il castrum era protetto da una palizzata difensiva, dotata di torri di avvistamento e circondata da un fossato. I romani realizzavano macchine da guerra, facili da trasportare durante i conflitti, come torri d'assedio, munite di ruote e ponti levatoi, catapulte e arieti. Come abbiamo visto, tra il III e il II secolo a.C., i romani sconfissero i Galli che abitavano la pianura padana. Poi conquistarono l'Anatolia, la Macedonia, la Siria, la Grecia e la Gallia meridionale. I romani chiamavano il Mediterraneo Mare Nostrum, il mare che ci appartiene, poiché le terre che vi si affacciavano appartenevano al dominio di Roma. Per poter governare un territorio così vasto, i romani dovettero provvedere a una nuova organizzazione. Le città che facevano parte della penisola italica diventarono città federate, cioè legate a Roma da un patto. Rimanevano indipendenti ma, in caso di guerra, erano obbligate a combattere al fianco di Roma. Le terre al di fuori della penisola divennero delle province. Gli abitanti potevano mantenere abitudini, tradizioni e religioni proprie a patto che rispettassero le leggi romane e pagassero le tasse. Ogni provincia era amministrata da un proconsole romano. Grazie alle guerre di conquista, i patrizi acquisirono nuove terre e divennero sempre più ricchi. Al contrario, i contadini, che erano andati a combattere nell'esercito, al loro ritorno trovarono i campi abbandonati oppure distrutti dall'invasione di Annibale. Per pagare le tasse furono costretti a venderli ai grandi proprietari terrieri, che unendoli a quelli che già avevano, formarono i latifondi, cioè grandi estensioni di terreno. Inoltre i latifondisti facevano lavorare le terre agli schiavi, perciò i contadini furono costretti a stabilirsi nelle città, in cerca di nuove occupazioni. A questa difficile situazione cercarono di porre rimedio due tribuni della plebe, i fratelli Gracco. Nel 133 a.C., Tiberio Gracco propose una riforma agraria, che prevedeva la restituzione, da parte dei patrizi, dei terreni ricevuti dallo Stato, e limitava la quantità di terre che ciascun proprietario poteva possedere. La riforma fu così contrastata dai latifondisti e da molti senatori che Tiberio venne ucciso durante un'assemblea. Nel 123 a.C., Caio Gracco propose nuovamente la legge agraria del fratello Tiberio e altri provvedimenti a favore del popolo. Fece distribuire grano ai cittadini poveri a un prezzo molto basso e propose la fondazione di nuove colonie, nelle quali i contadini poveri avrebbero avuto un pezzo di terra da coltivare. Anche Caio fu molto ostacolato e, durante una rivolta, si tolse la vita per non cadere in mano ai nemici. Il fallimento delle riforme proposte dai fratelli Gracco portò a grandi tensioni all'interno della società, e la classe politica romana si divise in due gruppi. I popolari erano i contadini, gli artigiani e la plebe più ricca. Sostenevano le riforme agrarie e la limitazione del potere del Senato, ed erano rappresentati da Caio Mario e, dopo la sua morte nell'86 a.C., dal figlio Gaio Mario. Gli ottimati erano i ricchi, che controllavano la vita politica della città e non volevano rinunciare ai loro privilegi. Erano guidati da Lucio Cornelio Silla. Nell'83 a.C., le tensioni sfociarono in una guerra civile,
cioè una guerra combattuta tra cittadini dello stesso Stato, che indebolì la Repubblica. Il potere passò nelle mani di Silla e del suo fedele esercito di legionari. Silla, dopo aver sconfitto i popolari, nell'82 a.C., divenne dittatore a vita, e non solo per i 6 mesi previsti per questa carica. Egli cancellò molte riforme a favore dei plebei e ordinò l'uccisione di tutti i suoi nemici. Nel 79 a.C., Silla si ritirò dalla vita politica. I sostenitori di Gaio Mario cercarono di ribellarsi, ma i seguaci di Silla, Gneo Pompeo e Marco Licinio Crasso, posero fine alle rivolte con la violenza. Pompeo e Crasso, avendo però capito che senza il sostegno del popolo non sarebbero mai riusciti a governare Roma, cercarono l'appoggio di Caio Giulio Cesare. Egli, pur essendo parente di Silla, sosteneva le riforme a favore della plebe. Nel 60 a.C., i tre uomini strinsero un patto politico, chiamato Triumvirato, che limitava fortemente i poteri dei magistrati e del Senato, volgendoli a loro favore. Nel 59 a.C., Giulio Cesare fu eletto console e si fece affidare dal Senato un esercito. Egli si dimostrò un grande generale e in pochi anni sconfisse i Galli guidati da Vercingetorige e conquistò la Gallia, che corrisponde agli attuali territori di Francia e Belgio. Successivamente si spinse fino in Britannia, l'attuale Inghilterra. Le guerre di conquista resero Cesare molto ricco e potente, ed egli ricompensò i suoi soldati e i cittadini più poveri con terre e denaro. Nel 53 a.C., Crasso morì e Pompeo, approfittando dell'assenza di Cesare, si fece eleggere dal Senato console unico. I successi e il potere di Cesare preoccupavano sia il Senato che Pompeo, che videro in lui un nemico per la Repubblica. Il Senato ordinò a Cesare di lasciare l'esercito e di rientrare a Roma come un semplice cittadino. Cesare non obbedì e sfidò il Senato. Nel 49 a.C., partì dalla Gallia e tornò in Italia con il suo esercito, superando il fiume Rubicone, in Emilia-Romagna, che segnava il confine della Repubblica, oltre il quale era vietato passare con le legioni. Il Senato inviò contro di lui un esercito guidato da Pompeo. Cesare e Pompeo si affrontarono nella Seconda Guerra Civile, che terminò con la sconfitta di Pompeo nel 48 a.C. Pompeo scappò in Egitto, dove fu ucciso da funzionari egizi fedeli a Cesare. Tornato a Roma, nel 45 a.C., Cesare si fece nominare dittatore a vita e riunì tutti i poteri nelle sue mani. Egli promosse molte riforme a favore del popolo. Tolse terre ai senatori per distribuirle ai contadini. Diminuì il numero degli schiavi. Promosse molte opere pubbliche, come ponti e strade, dando lavoro ai disoccupati della città. Raddoppiò le paghe ai soldati e migliorò le condizioni delle abitazioni della plebe. Cesare era sempre più amato dal popolo, ma le sue azioni politiche gli avevano procurato numerosi nemici. I senatori avevano visto diminuire i propri privilegi e temevano che Cesare volesse proclamarsi re. Così, nel 44 a.C., alcuni senatori organizzarono una congiura, cioè un patto segreto, e pugnalarono Cesare a morte. Tra questi vi era anche il figlio adottivo Bruto. La notizia della morte di Cesare si sparse rapidamente a Roma. Il popolo si rivoltò contro i suoi assassini, che dovettero scappare in Grecia. Il corpo di Cesare venne portato nel Foro, la piazza principale dove si riunivano i cittadini. Dopo i riti funebri venne letto pubblicamente il suo testamento. Cesare lasciava una parte delle sue enormi ricchezze da dividere tra tutti i cittadini romani, fatto che commosse ancora di più la popolazione. Dopo la morte di Cesare, la situazione a Roma divenne molto instabile. Nel 43 a.C. si formò un secondo triumvirato, composto da Marco Antonio, ufficiale dell'esercito di Cesare, dal generale Lepido e da Ottaviano, figlio adottivo di Giulio Cesare. Ottaviano era nato nel 63 a.C. Aveva grandi doti militari, era astuto, intelligente e coraggioso. Cesare se ne era accorto e perciò lo aveva nominato proprio erede.
Dopo aver sconfitto gli assassini di Cesare nella battaglia di Filippi, in Grecia, i triumviri si spartirono il governo dei territori romani. Dopo la vittoria ad Azio nel 31 a.C., Ottaviano ritornò a Roma e si fece affidare dal Senato le cariche più importanti della Repubblica, concentrando nelle sue mani tutti i poteri. Egli divenne tribuno della plebe, ovvero il magistrato che controllava le assemblee del popolo in cui si votavano le leggi. Pontefice massimo, cioè la massima autorità religiosa. Principe del Senato, cioè il senatore più importante. Console, responsabile della giustizia, dell'esercito e delle opere pubbliche. Nel 27 a.C., Ottaviano fu nominato imperatore, cioè comandante supremo. Volle affiancare al suo nome Cesare Ottaviano il titolo di Augusto, cioè degno di venerazione. Con Augusto, Roma conobbe un lungo periodo di pace, ricchezza e sviluppo. Egli fece distribuire grano alla plebe, annullò i debiti a chi non era riuscito a pagare le tasse e finanziò molte opere pubbliche, come ponti, strade, acquedotti. Abbellì Roma edificando fontane, un nuovo foro e altri monumenti, così da garantire lavoro ai cittadini. Poiché l'esercito era molto costoso, egli ridusse il numero dei soldati e trasformò il servizio militare in un lavoro a tempo pieno. Inoltre istituì due nuovi corpi per proteggere l'imperatore e la città, i pretoriani e i vigiles. In questo lungo periodo, chiamato Pax Augustea, a Roma non ci furono né guerre civili né invasioni. Le guerre di conquista si svolgevano lungo i confini e servivano per creare nuove province. Questo arco di tempo durò circa due secoli, dal 27 a.C. al 180 d.C., anno della morte dell'imperatore Marco Aurelio. Augusto pensò di riorganizzare l'immenso territorio conquistato nei secoli dai Romani. Nel 7 d.C. suddivise i territori della penisola italica in 11 regioni. Poi divise le province dell'impero in due gruppi. Le province senatorie, più sicure e tranquille, che non avevano bisogno della protezione delle legioni. Erano governate da un proconsole inviato dal Senato. Le province imperiali, che erano i territori più vicini ai confini, esposte maggiormente all'attacco dei popoli nemici. Erano presidiate da accampamenti di legionari. Venivano controllate direttamente dall'imperatore tramite due funzionari. Un ex console e un procuratore che riscuoteva i tributi. Alcuni territori indipendenti, con governi e organizzazioni proprie, avevano stretto con Roma degli accordi economici e militari. Erano gli stati vassalli, che in cambio di protezione, offrivano a Roma tributi e scambi di merci. In caso di guerre e invasioni nel territorio dell'impero, erano obbligati a fornire soldati e postazioni militari. Nel tempo gli stati vassalli vennero via via conquistati dai Romani e diventarono parte dell'impero. Dopo la morte di Augusto, nel 14 d.C., si succedettero altri imperatori della sua famiglia. Prima di morire, Augusto nominò come suo successore il figlio adottivo Tiberio. Inizialmente, infatti, la successione avveniva per via ereditaria, cioè di padre in figlio o tra i membri della stessa famiglia. Nel 68 d.C., nell'impero ci fu un periodo di disordini, che durarono finché venne eletto imperatore il generale Vespasiano, che riportò l'ordine a Roma. Il secondo secolo d.C. è stato definito dagli storici il secolo d'oro dell'impero, poiché gli imperatori governarono in modo saggio e in accordo col Senato. Per evitare che il potere passasse nelle mani di uomini incapaci o che non rispettassero le leggi, il Senato decise che il titolo di imperatore dovesse essere assegnato con il metodo dell'adozione. L'imperatore in carica sceglieva tra i suoi generali più valorosi colui che considerava il migliore e lo adottava, nominandolo suo successore. Uno dei primi imperatori scelti con questo sistema fu Traiano. Egli si dimostrò un imperatore attento ai bisogni del popolo e fece edificare importanti opere, come il Foro di Traiano e i mercati.
Grazie a lui l'impero romano raggiunse la massima estensione. Le legioni romane conquistarono nuove province, come la Dacia, l'attuale Romania, la Britannia, i territori della Mesopotamia e dell'Asia Minore. Ovunque arrivassero, i romani fondavano città simili a Roma, con imponenti edifici pubblici, acquedotti, terme e anfiteatri. I romani, per mantenere unito un territorio così vasto, si dimostrarono tolleranti nei confronti delle popolazioni sottomesse, rispettando credenze, tradizioni, religioni e lingue differenti. Il latino, cioè la lingua parlata dai romani, divenne la lingua ufficiale dell'impero. In molti territori il latino si affiancò alle lingue locali, creando le basi per le cosiddette lingue neolatine, nate qualche secolo dopo. In tutto l'impero si usavano le stesse monete per facilitare i commerci. Questo processo portò alla romanizzazione dell'impero, cioè favorì i contatti culturali e gli scambi economici tra gli abitanti delle province. Durante il secondo secolo d.C., fiorirono l'agricoltura, l'artigianato e i commerci. Le province erano collegate tra loro da una fitta rete di strade, mentre le navi romane dominavano il Mediterraneo. Giungevano a Roma merci di ogni tipo, provenienti dalle province e da paesi molto distanti, come Cina e India. In tutte le province erano applicate le leggi romane. Dal 212 d.C., l'imperatore Caracalla concesse la cittadinanza romana a tutti gli abitanti liberi delle province dell'impero. Gli imperatori, per ottenere il favore del popolo, offrivano gratuitamente pane et circenses, cioè pane e spettacoli. A Roma, infatti, si celebravano circa 180 festività durante l'anno, in occasione delle quali lo Stato organizzava eventi e giochi pubblici. Le corse delle bighe e delle quadrighe, cioè dei carri trainati da due o quattro cavalli, erano molto amate dal pubblico. Il circo aveva una struttura allungata, a forma di U. Al centro era posta una lunga barriera, chiamata spina, ai cui estremi i carri dovevano svoltare. Le corse consistevano in sette giri di pista, indicati da un contagiri a forma di delfino posto sulla spina. Gli aurighi, che conducevano i carri, ricevevano ricchi premi e fama. L'anfiteatro era un'arena ovale dove si svolgevano le orrende lotte dei gladiatori, generalmente schiavi o prigionieri di guerra che, combattendo tra di loro o contro animali feroci, ottenevano denaro e libertà. L'anfiteatro poteva anche essere riempito d'acqua per ospitare vere e proprie battaglie navali, le naumachie, con navi di dimensioni ridotte. A Roma, l'anfiteatro più grande e famoso era l'anfiteatro Flavio, o Colosseo, fatto costruire da Vespasiano nel 72 d.C. e inaugurato da Tito nell'80 d.C. Ben 80 porte d'ingresso consentivano l'accesso e l'uscita di 50.000 persone, che assistevano agli spettacoli sedute e riparate, grazie a un sistema di grandi teli. Per quanto riguarda gli spettacoli teatrali, dobbiamo dire che inizialmente le rappresentazioni si svolgevano all'aperto nelle piazze, su un palco di legno. Il primo teatro completamente in muratura fu quello di Pompeo, nel 55 a.C. A differenza dei teatri greci, le gradinate non erano scavate sui fianchi delle colline. Gli attori erano tutti uomini, e venivano messe in scena commedie e tragedie. Fin dal 63 a.C., i Romani avevano conquistato la Palestina, la terra abitata dagli ebrei, e l'avevano trasformata in una provincia. A differenza degli altri popoli dell'impero, gli ebrei credevano in un unico Dio, e seguivano gli insegnamenti della Bibbia, il loro libro sacro. Durante l'impero di Augusto, in Palestina nacque Gesù di Nazaret, che si proclamava figlio di Dio. Egli iniziò a predicare portando un messaggio nuovo, e una promessa di salvezza per tutti gli esseri umani. Gesù sosteneva ideali come la fratellanza, l'uguaglianza e il valore sacro della vita di ciascuno. I suoi seguaci, i discepoli, lo chiamavano Cristo, cioè il Messia, inviato da Dio per la salvezza degli uomini. Dal nome Cristo deriva il termine cristianesimo.
Alcuni importanti sacerdoti di religione ebraica pensavano che le parole di Gesù fossero pericolose e lo denunciarono al governatore romano Ponzio Pilato, che, dopo un sommario processo, lo condannò alla crocifissione. Dopo la morte di Gesù, però, la sua parola continuò a circolare anche oltre i confini della Palestina e giunse fino a Roma, grazie alla predicazione degli apostoli e dei discepoli che lo avevano seguito sin dall'inizio. La loro predicazione era incentrata sull'annuncio della morte e resurrezione di Gesù. A Roma il cristianesimo si diffuse rapidamente. Nacquero le prime comunità cristiane, che vennero subito guardate con sospetto dalle autorità romane, che avevano colto nel messaggio cristiano un pericolo per tutta la società imperiale. Il libro sacro dei cristiani è la Bibbia ebraica, alla quale sono stati aggiunti 27 piccoli libri, tra cui i 4 Vangeli, che narrano la vita di Gesù e i suoi insegnamenti. I primi cristiani professavano la non violenza e si rifiutavano di prestare servizio nell'esercito. Questo metteva in difficoltà l'organizzazione militare dell'impero. Inoltre condannavano la società romana, che si basava su disuguaglianze e ingiustizie tra le classi sociali, si opponevano alla schiavitù e al possesso di grandi ricchezze. Quando i cristiani si rifiutarono di adorare l'imperatore come una divinità, vennero accusati di tradimento e furono condannati a morte. Iniziarono così le persecuzioni. I cristiani venivano catturati, torturati e spesso uccisi, se non ripudiavano la loro religione. L'imperatore Nerone fu il primo ad avviare le persecuzioni contro i cristiani nel 64 d.C., l'ultimo fu Diocleziano nel 303 d.C. Ma le persecuzioni non riuscirono a frenare la diffusione del cristianesimo. L'esempio dei martiri, cioè cristiani pronti a sacrificare la propria vita in nome della fede in Cristo, riuscì ad aumentare ancora di più il numero dei fedeli. Questi, per praticare i riti religiosi e seppellire i morti, si riunivano nelle catacombe, una rete di gallerie sotterranee scavate nella roccia. Nel 313 d.C., l'imperatore Costantino capì che la religione cristiana poteva essere d'aiuto all'impero ormai in crisi. Emanò quindi l'Editto di Milano, in cui riconosceva a tutti la libertà di culto. In questo modo le persecuzioni terminarono. In seguito, l'imperatore Teodosio nel 380 d.C., con l'Editto di Tessalonica, proclamò il cristianesimo religione ufficiale dell'impero e proibì il culto di altri dei. Nel corso del III secolo d.C., l'impero cominciò a mostrare i suoi punti deboli e a dare segni di difficoltà. Le cause di questa crisi furono diverse. Prima di tutto politiche, in quanto i generali che guidavano l'esercito erano diventati sempre più potenti e spesso nominavano direttamente l'imperatore, senza il consiglio del Senato. I comandanti eletti restavano in carica per poco tempo e non riuscivano ad avere il controllo sui funzionari e sui militari che governavano le province. In secondo luogo militari, dovute al fatto che l'impero era vastissimo, e per difendere i confini e mantenere l'ordine interno, era necessario disporre di numerosi soldati. I soldati romani non erano sufficienti, così si arruolavano nell'esercito i mercenari, cioè stranieri che combattevano in cambio di denaro e che, quindi, erano meno affidabili. Un'altra causa è da ricercare nella crisi economica e sociale, che esplose perché per sostenere le spese militari, gli imperatori furono costretti a imporre ai cittadini pesanti tasse e un forte aumento dei prezzi degli alimenti. Per poter sopravvivere, i contadini vendevano le loro terre ai grandi proprietari terrieri i quali, a loro volta, si trovavano in difficoltà, perché non c'erano più schiavi che lavorassero nei loro latifondi. Molte terre rimanevano incolte e il cibo scarseggiava. Anche il commercio si indebolì, poiché non si provvedeva più alla manutenzione delle strade. Si aggiunse anche un periodo di carestia, che portò al diffondersi di epidemie. Infine culturali, poiché con la diffusione del cristianesimo, che predicava la pace e l'uguaglianza, probabilmente venne meno lo spirito di conquista legato alle azioni di guerra,
che avevano da sempre caratterizzato la storia romana. Nel 284 d.C. divenne imperatore il generale Diocleziano. Egli attuò una serie di riforme economiche e sociali per cercare di mettere fine alla crisi. Per sostenere le spese dell'esercito, impose ai cittadini di pagare le tasse in base alle ricchezze o alle terre possedute, e per frenare l'aumento dei prezzi del cibo emanò un editto che fissava il costo di diversi prodotti. Mise in atto una violenta persecuzione contro i cristiani per ristabilire i valori della religione romana. Per poter controllare l'immenso territorio, nel 286, Diocleziano divise l'impero in due parti, ognuna governata da un imperatore. L'impero d'Oriente rimase nelle sue mani, mentre affidò l'impero d'Occidente a Massimiano, un suo generale. Poiché i territori continuavano a essere assaltati dai nemici, i due imperatori, detti Augusti, nominarono altri due sovrani, detti Cesari, ai quali vennero affidate le province più lontane. Questa organizzazione fu chiamata tetrarchia, che significa governo di quattro sovrani. Alla morte di Diocleziano scoppiarono nuove guerre civili. Nel 306 salì al trono Costantino che, nel 330, riunì nuovamente l'impero e trasferì la capitale a Bisanzio, l'odierna Istanbul, che fu rinominata Costantinopoli in suo onore. La situazione però non migliorò. Nel 395, dopo la morte dell'imperatore Teodosio, l'impero venne definitivamente diviso in Impero Romano d'Oriente, con capitale Costantinopoli, e Impero Romano d'Occidente, con capitale prima Milano e poi Ravenna. Oltre i confini a nord dell'Impero Romano si erano stabiliti i Germani, un insieme di popolazioni che provenivano dall'Europa centro-settentrionale e orientale. I Romani li chiamavano barbari, perché parlavano una lingua incomprensibile e avevano abitudini e tradizioni ritenute inferiori alle loro. Vivevano divisi in tribù seminomadi. Nonostante fossero popoli molto diversi fra loro, avevano in comune lingua, religione e organizzazione della società. Nelle terre che abitavano costruivano piccoli villaggi e si dedicavano alla caccia, all'agricoltura e all'allevamento. Una volta esaurite le risorse del territorio, si spostavano in un altro. Erano soprattutto guerrieri, e i loro fabbri erano molto abili nella produzione delle armi. Non conoscevano la scrittura e tramandavano oralmente le loro leggi. Erano politeisti e adoravano, fra gli altri, il dio della guerra Odino. I Romani acquistavano da loro armi, ambra, pellicce, gioielli in cambio di vino, tessuti e oggetti pregiati. Molti Germani, inoltre, militavano nell'esercito romano come mercenari. Alla fine del VI secolo, però, gli Unni, una popolazione nomade proveniente dall'Asia, attaccarono le tribù germaniche, costringendole a oltrepassare in massa i confini dell'Impero Romano. A volte i barbari si stabilivano pacificamente nell'impero, ma più spesso accadeva che saccheggiassero le terre. Roma venne devastata dai Visigoti nel 410. Nel 451, anche dagli Unni, guidati da Attila, giunsero in Italia e depredarono la pianura padana. Quando Attila giunse alle porte di Roma, però, avvenne un evento inaspettato. Un'ambasceria, condotta dallo stesso Papa Leone I, andò incontro all'esercito asserragliato sulle rive del fiume Mincio, incurante di tutti i racconti macabri sulla fine degli emissari che incontravano il re Unno. Non si sa con precisione cosa il Papa disse ad Attila. Forse lo informò di un'epidemia di malaria che stava colpendo Roma, fatto sta che Attila rinunciò alla conquista. Infine Roma fu saccheggiata dai Vandali nel 455. L'ultimo imperatore dell'impero d'Occidente fu il giovane Romolo Augustolo, cioè Piccolo Augusto, un ragazzo di 14 anni, figlio di un generale romano. Egli non aveva le capacità per governare e contrastare i condottieri barbari. Quando il re degli Eruli, Odoacre, chiese una parte delle terre italiche per il suo popolo, Romolo Augusto lo rifiutò. Odoacre, allora, assediò Ravenna, capitale dell'impero d'Occidente, e catturò Romolo Augustolo. Tuttavia non volle per sé il titolo di imperatore, ma si fece nominare re delle popolazioni barbariche in Italia.
Secondo gli storici, questi eventi accaduti nel 476 segnarono la fine dell'Impero Romano d'Occidente. Successivamente, nei territori dell'ex Impero d'Occidente, si formarono i regni romano-barbarici, in cui il potere militare era in mano ai barbari, mentre l'amministrazione dello Stato era riservata ai romani. L'Impero Romano d'Oriente, invece, durò per altri 1000 anni, fino al 1453. La capitale Costantinopoli fu a lungo una città ricca e popolosa grazie ai fiorenti commerci.